Io non so cosa dirti. Giuro. Sono anche un po' imbarazzato. Ma più che imbarazzato sono frastornato da tutto quello che è successo in questi giorni. Che ti è successo in questi giorni, ma che poi è ricaduto su di me. Io mi rendo conto che sono in mezzo a due forze contrarie che si respingono e si attraggono allo stesso tempo. E una è che ti voglio bene. Non lo posso negare. Anche se mi stai rompendo i coglioni con le tue pippe mentali. La tua carriera, i tuoi soldi, la tua autonomia, la morte, Dio, l'eternità, la seconda legge della termodinamica, che cazzo! Potresti essere anche un po' meno complicata. Poi non lo so, le cose ti stanno andando bene. Perché non puoi negare che le cose ti stiano andando bene. Hai tutti i tuoi piedi. Tutti che si fidano di te. Tutti che si aspettano da te grandi cose. Il che vuol dire che ti sei meritata questa generale stima nei tuoi confronti. E allora perché ti comporti così? Dicevo, ti voglio bene. È un fatto irrazionale, ma non lo so perché. Perché in effetti dovrei odiarti. Ma più che odiarti, dovrei semplicemente evitarti. Perché sei un gran rompicoglioni. E sei anche una grande egoista. Tu devi essere al centro di tutto. E tutte queste pippe mentali servono solo ad attirare l'attenzione su di te. Come se io non l'avessi capito. Due, sono incazzato con te. E sono incazzato con me. Ma a me basterebbe che ti ignorassi, ma che mi frega. Tu e le tue idee, no? Il tuo talento. Arrangiati. Ottieni, non ottieni, conquisti, non conquisti, sono cazzi tuoi. E se entri nel mio campo d'azione, io devo vedermela solo con me stesso. E basta. Se poi sei una stronza, il problema allora è mio. Cioè, no, il problema è tuo. Ma poi diventa anche mio se mi complichi la vita. Insomma, io con te proprio... Aspetta un minuto. Sì. Che cosa? No, ci penso io. No, ci penso io. Sì. Va bene, arrivo. Adesso devo andare, ma non è finita qui. Anzi, è appena cominciata. Oppure sai che c'è? Vaffanculo. Ma vaffanculo a te, alle tue angosce, al tuo Dio e alle tue madonne. Se vuoi telefonarmi, telefonami. Oppure non telefonarmi più. Non sentiamoci, eh? Che forse è meglio per tutti e due. No, non è vero. Il vaffanculo però resta. Ciao.